Quello a cui state per assistere oggi è un fatto sconvolgente avvenuto durante la realizzazione di un servizio registrato in occasione dell'anniversario della cattura di un pericoloso criminale. Ragazzi, vi ricordate un anno fa? Eravamo qua in questa stanza, stavamo giocando, stavamo cazzeggiando come era nostro solito e ricordo che sui giornali la cronaca parlava di testa guasta. Testa guasta? Hai detto testa guasta? Sì, testa guasta. Che picchietta le persone sulle scale. All'intervista sono presenti i principali protagonisti della terribile storia, accaduta un anno prima e fortunatamente conclusasi in lieto fine. Ricordo, era un caso difficile, legammo per molto, io per me. E alla fine siamo riusciti effettivamente ad arrivare al nodo della questione, a mettere in carcere il colpevole. Sì, ce la faremo mai a prendere testa qua, anche se io sono l'ispettore Nerd. Allora, bastardi, abbiamo scoperto qualche cosa o no? Non abbiamo scoperto neanche niente. Vedi, ispettore Rocco? Cosa dice l'ispettore Rocco? Tutto procede in maniera regolare e tranquilla. Nessuno immagina la tragedia che di qui a poco si sta per consumare. Io, in veste di commissario, allora ero il responsabile del caso, però poi alla fine ce l'abbiamo fatta, non so. Ricordo benissimo. Siamo riusciti ad acciuffarlo, l'abbiamo mandato in carcere e abbiamo dato la pena di morte a quello stronzo. Sono il maresciallo Rocco e mi piace la pagatura. Sono l'ispettore Rocco. Ah, il maresciallo Rocco. Non fumo ispettore e non ho un cazzo da dire. Proceda con le indagini. Le interviste sono realizzate con massimo rigore e serietà giornalistica. Io non ero presente alle indagini, però mi ricordo questo caso perché l'ho letto sul Corriere dei Piccoli. E mi ricordo che lui, prima di morire, aveva giurato che sarebbe ritornato su un altro aspetto. Queste pause tra un'intervista e l'altra servono solo ad aumentare l'ansia e creare inutili aspettative. Sotto il nome di... pelo guasto, questa mia balbettia così, ma mi ricordo che appunto pelo guasto, una persona che prende la mano e se la spalma sul pelo, una cosa terribile. Quando ecco all'improvviso l'inaspettato. Solo la presenza di spirito del maresciallo Rocco risulta determinante per la salvezza di tutti i presenti. Sa che stavolta non ce la faccio, accattonato.